In questa puntata di Insiders abbiamo incontrato una persona che ha messo l'eticità del business, il famoso guardare oltre il profitto, al centro della propria vision. Stiamo parlando di Matteo Fago e del Salvagente, la rivista che da anni tutela i consumatori scovando le truffe. Matteo che ci stava proprio aspettando. Ciao Matteo. Ciao Davide. Il Salvagente è la testata che si è distinta negli anni nel raccontare le truffe ai consumatori. Fa inchieste giornalistiche in cui si fanno comparazione di prodotti o servizi e attraverso queste inchieste, che tipicamente comprendono anche delle analisi di laboratorio quando si tratta per esempio di prodotti, si possono scoprire problemi e alla fine, diciamo, in termini tecnici si chiamano truffe. I test comparativi vengono fatti, c'è una ISO che li regola, vengono standardizzati perché possano in qualche modo rappresentare quello che il consumatore troverebbe sullo scaffale. Noi ai laboratori mandiamo sempre dei prodotti anonimi, con un codice, una chiave che conosciamo solo noi, in modo tale che per quanto tu sappia che quel laboratorio non ha conflitti di interessi, però insomma ti metti al riparo da qualunque manipolazione delle analisi. E quindi escono fuori dei marchi, sono i marchi che sono buoni, cioè che più o meno rispondono alle cose, e voi consigliate ai vostri lettori, senza nessun tipo di sponsorizzazione, i marchi che purtroppo ne escono male, e questo vi porta a fare un sacco di cause. No, le cose non le facciamo noi. Ce le fanno a noi, semmai. Ci viene una classifica, i buoni e i cattivi. I cattivi, qualche volta succede che non ci stanno, dicono: ah, non è vero, perché il mio prodotto è fighissimo, è buonissimo, eccetera, eccetera, e ci querelano per diffamazione. Cioè, avete E detto? perdono. Sempre. Normalmente è così, anche se Salvagente per deontologia comunica sempre alle aziende che hanno dei risultati critici, comunica il risultato prima della pubblicazione e chiede spiegazioni ed eventualmente, se la posizione mette in dubbio l'analisi, ripete le analisi. Questo è quello che facciamo per garantire la correttezza del test. In realtà alcune aziende reagiscono molto bene, cioè ci sono quelle che reagiscono male, ma ci sono quelle che reagiscono molto bene, alcune che decidono di cambiare quello che non funziona. Per quel caso gli facciamo un favore, gli scopriamo una magagna, una cosa che non va, e sistemano quello che non funziona, che sarebbe la cosa ideale. Cioè, non hai mai perso una causa, No, non no. Però è un ho mai po' perso una cosa. stressante. È un po' stressante, diciamo che, vabbè, però fa parte del gioco, Cioè, quindi voi non vedete è che. così Matteo, ma ha 21 anni, cioè, nel senso. Sì. Di base, l'idea che ti è venuta in mente è: Sì. perché dobbiamo solamente punire le aziende che si comportano male, quando si può anche fare in modo di evidenziare le aziende che si comportano bene? Sì, esatto. Il problema è quello che l'azienda che si comporta male fa notizia, perché una cattiva notizia è una notizia, la buona notizia non fa notizia. E quindi qui è venuta l'idea della certificazione. Cioè, fondamentalmente, il Salvagente che si è guadagnato un capitale reputazionale negli anni per i Sì, meriti di beh, aver fatto perché un buon comunque è lavoro, una rivista che esiste da 30 anni, quindi diciamo ovviamente. si guadagna sul campo. Una delle cose più belle di fare e di realizzare delle campagne di advertising per il Salvagente è il poter leggere i commenti. E i commenti sono per lo più di complimenti e di ringraziamento nei confronti del lavoro che svolge la rivista. Questo passaggio è importante, però, perché quando con la rete, col Sì. web, siamo passati dal locale al globale, cioè dal locale era: c'è il salumiere sotto casa, il salumiere mi dice che quel prodotto è buono, io mi fido perché diciamo, fa parte della mia nicchia, della mia comunità. Se Esatto. sbaglia ne paga le conseguenze lui, non vede più un caciocavallo. Esatto. Ok? Quando però passiamo al globale, stiamo facendo quello che si è fatto quando si è iniziato a investire nella borsa, cioè io mi compro le azioni di un'azienda che sta costruendo un grattacielo a Shanghai, che piffero ne so io chi cavolo sta costruendo questo grattacielo a Shanghai, servono elementi di garanzia. Gli Esatto. elementi di garanzia diventano fondamentali per un'impresa e per un imprenditore per distinguersi in questo mercato, che diventa sempre più competitivo e sempre più Esatto. esclusivo. Quindi, da questo punto di vista, il Salvagente si va a porre in maniera di elemento di garanzia. Esattamente, tu hai detto bene. Noi esseri umani ci basiamo sulle relazioni per vivere, quindi sono le relazioni che sono la nostra garanzia. Se
se tu mi dici guarda quella cosa è buona, io mi fido perché sono amico tuo e mi fido di te perché so che c'è una relazione che supporta questo tipo di affermazione. È il primo nodo, no? Il primo nesso, il primo collegamento di una rete che poi può diventare molto più complicata. Noi cerchiamo di dare un contenuto analitico a queste affermazioni, cioè andiamo a verificare e quindi a cercare elementi di prova a supporto di quello che è l'affermazione dell'azienda di fare le cose per bene, e nella misura in cui troviamo che è tutto a posto diamo questo bollino che è un riconoscimento, è una specie di medaglietta che dice questo prodotto ok. Nel 2022 le aziende abbiano una grande responsabilità, quella di comprendere che i bisogni dei cittadini, dei consumatori sono cambiati. Il consumatore di oggi è enormemente più analitico rispetto a prima, ha una capacità di processare le informazioni più importante rispetto a prima. Queste informazioni però hanno bisogno di essere spiegate, quindi l'azienda non deve complicare le cose al consumatore, ma deve aiutarlo a semplificare le informazioni che ha a disposizione per essere rassicurato. In questi termini, ogni genere di garanzia aggiuntiva e spiegazione semplice al consumatore di quella che è quella garanzia è un dettaglio importante che fa la differenza rispetto alle aziende che, pur facendo le cose fatte bene, danno per scontati degli aspetti che invece per il consumatore sono importanti. Ogni anno l'RFINC se ne esce con, ormai è diventato il guru, è diventato come Greta Thunberg, quest'anno ha detto trattate bene i dipendenti, mi raccomando. Sì, certo. Però di base, a prescindere dalle battute e tutto, queste aziende o si mettono in regola oppure devono cambiare totalmente il modello di business. Cioè oggi ha senso solo impostare un'azienda in maniera etica. Sì, assolutamente. C'è questo approccio da startup. Tu hai fondato una startup, una delle prime startup italiane. Forse la prima startup italiana in senso proprio, perché noi abbiamo fatto una startup che si occupava di alberghi, di prenotazione alberghiera. Io con altri colleghi come me fisici, insieme a una persona invece laureata in economia, abbiamo messo su questa piccola attività basata sul web che era appena nato, era il 95, quindi veramente tanto tempo fa, e abbiamo incominciato a vendere prenotazioni agli alberghi italiani. Prenotazioni per utenti americani a alberghi italiani, in particolare di Roma, siamo partiti da Roma. Questa cosa è cresciuta, è diventata una roba enorme. Nel 2008 abbiamo venduto tutta l'azienda a Expedia per una discreta quantità di soldi, diciamo. Però oggi una qualsiasi azienda si deve porre da startup, deve continuare, sì, a essere sempre una startup. Diciamo, le startup sono aziende che crescono e che hanno, diciamo, in cui l'imprenditore ha una vision, cioè un'idea precisa di come deve essere la realtà, e nella misura in cui hanno questa crescita impetuosa, forte, riescono a modificare la realtà nel senso che dicono loro. Un esempio, diciamo un'anticipazione, non so quando andrà in onda questo video, il prossimo numero. Noi abbiamo trovato un paio di prodotti del biologico con una contaminazione che non è ammessa nel biologico, quindi con pesticidi che non sono ammessi nel biologico. Le due aziende, che sono due grandi aziende della grande distribuzione italiana, hanno immediatamente avviato delle analisi, ma hanno sospeso le forniture e hanno previsto dei controlli ulteriori. Ecco, questo è a nostro giudizio l'atteggiamento più intelligente, quello, diciamo, di collaborazione tra azienda e giornale. In questo caso è vero, non esci promosso da questo test, ma rafforzi la fiducia dei tuoi consumatori, questo sì. Rafforzi quello che poi ovviamente si chiama reputazione, tu ne sai qualcosa, no?